Sono Riccardo D'Acquati e sono liutaia a Cremona, dove in questo momento insegno presso la Scuola Internazionale di Liuteria, la scuola che a mia volta da ragazzo ho frequentato. Prima di parlare sia della tela che ha ispirato questo progetto che dello strumento che poi è stato costruito, sento la necessità di ringraziare Paola Ciardella che ha dato fiducia a questo nostro progetto. Mi sono accorta da subito che la mia attenzione veniva catturata dagli strumenti che si trovavano rappresentati, anche se quasi mai come soggetti principali, in quadri e in affreschi. La cosa che mi colpiva era che presentassero alcune caratteristiche tipiche degli strumenti precedenti al XV secolo, quindi ancora di concezione medievale. Nello stesso tempo presentavano già dei caratteri abbastanza evoluti, legati poi al successivo pieno Rinascimento, e quindi le definivo un po' gli strumenti che non sono più e non sono ancora. La passione per l'iconografia strumentale musicale mi accompagna fin da quando ero piccolino. È una passione che è nata in modo istintivo e ricordo ancora la ricerca all'interno delle chiese di questi dipinti, il tempo passato silenzioso nell'osservare questi strumenti, queste dinamiche e quasi l'attesa di suggestioni sonore. Quello che era una passione poi è diventato un elemento fondamentale durante i miei studi musicali al conservatorio. Mi iscrissi a musica corale proprio per praticare la musica antica e questa era esclusivamente relegata alle voci. Tutte quelle suggestioni che mi avevo creato negli anni precedenti mi hanno portato a sperimentare nella musica di fine 400, della seconda metà del 400, l'utilizzo di strumenti molto strani che dagli studiosi venivano spesso definiti di fantasia. In questa ricerca ho conosciuto la maestra D'Acquati e ho condiviso con lei questo progetto. Non ho mai perso l'idea della suggestione, quindi anche di fronte al dipinto del Francia ho avuto quell'istinto non a ricercare ciò che io conoscevo, ma a lasciarmi un po' illuminare da quello che quell'organico mi suggeriva. Questo strumento è uno strumento prettamente ad accordi, mentre il liuto che si trova sulla destra poteva diminuire su questi accordi. La prima suggestione sonora è stata proprio di un canto piano armonizzato da questo strumento, le diminuzioni del liuto e chissà anche dal canto di quei due angioletti. Questa prassi esecutiva l'abbiamo sperimentato e pensato anche per il repertorio polifonico, diciamo, semplice, come le frottole e le laude. È stato necessario compiere un percorso a ritroso nella storia della costruzione degli strumenti, informarsi su varie tecniche costruttive e studiare i trattati, in cui si sviscera soprattutto la teoria musicale, ma che offrono anche una panoramica sullo strumentario dell'epoca.
Tra i tanti quadri che avevo osservato, ho deciso di dedicarmi allo studio di questo principalmente per due ragioni. La prima era l'accostamento di una forma eccentrica alla classicità tutta rinascimentale del liuto. L'altra è stata aver incontrato musicisti disposti a sperimentare insieme a me. Il quadro di Francesco Raibolini, detto Il Francia, è del 1500, si trova all'Eremitage Museum di San Pietroburgo ed è intitolato Madonna con Bambino, San Lorenzo e San Gerolamo. Un'altra tela del Francia, che si trova a Bologna, vede rappresentati, sempre ai piedi della Vergine, ancora un liuto e ancora uno strumento dalla foggia particolare. Gli angeli musicanti dei due quadri si somigliano a tal punto da far pensare a veri e propri musicisti presenti a Bologna, magari proprio alla corte della famiglia Bentivoglio, alle cui dipendenze lavorava il Francia, prima come orafo e monetista, poi come pittore. Tutto quello che si vede nella tela del 1500 suggerisce non trattarsi di un'immagine fotografica come potrebbero essere un ritratto o un paesaggio, bensì di una narrazione di qualcosa che va capita e interpretata. La lettura del quadro, del tutto personale, ha svelato corrispondenze più che coincidenze, grazie alle quali si può individuare una chiave di lettura anche per lo strumento. Partendo dall'immagine di sinistra nel quadro, sulla destra della Madonna, troviamo San Lorenzo. San Lorenzo è il patrono della città di Viterbo, a cui infatti è dedicato anche il Duomo, e è importante ricordare che Viterbo nella seconda metà del XIII secolo è stata città papale, infatti viene chiamata città dei papi. Chiaramente in posizione centrale abbiamo la Madonna col Bambino, sull'altro lato della Madonna abbiamo San Gerolamo. Ecco che attribuire a San Gerolamo la fisionomia di Giulio II rende il personaggio una vera e propria citazione. Alle spalle di San Gerolamo o Giulio II si vedono rami e fogli di quercia. Giulio II nasce Giuliano della Rovere, Rovere che appartiene alla stessa famiglia della quercia. Il Papa era devoto proprio alla Madonna della Quercia, specialmente ad un santuario nella campagna viterbese a cui è riconducibile il paesaggio sullo sfondo. In particolare si può riconoscere il Monte Palanzana. Infine, la forma dello strumento ricalca in modo quasi geometrico lo stemma di Giulio II. Tutto il quadro acquista un significato. Thank you.
Io penso che la forma inusuale sia indicativa non tanto del fatto che si tratti di uno strumento di fantasia nel senso di inventato, quanto piuttosto che il pittore utilizzò la fantasia per declinare elementi osservati nella realtà e renderli funzionali al messaggio da comunicare. Vediamo una corda vibrante lunga, più lunga di quasi tutti gli strumenti rappresentati nella stessa epoca, e a dispetto della dimensione discretamente contenuta del corpo dello strumento, stiamo chiaramente parlando di uno strumento di registro grave. È suonato in verticale, tenuto tra le ginocchia, ma per alcuni versi richiama strumenti a pizzico precedenti e contemporanei. Se è vero che ha un ponticello abbastanza alto rispetto alla tavola, come uno strumento ad arco, è vero anche che la sua arcatura è talmente minima da far pensare ad un uso d'accordi. La corda continua oltre al ponticello, come in alcuni tipi di citole, e non si vede una cordiera. I fogli armonici ai lati delle corde sono tuttavia tipici dello strumento ad arco, infatti non vi sono buche o rosette centrali. Il punto in cui viene tenuto l'arco, non vicino al ponticello come usuale, è probabilmente da attribuire alla volontà di mostrare nella sua interezza il corpo dello strumento, che abbiamo detto essere lo stemma. Era d'altronde un escamotage ricorrente nell'iconografia quello di giocare con la gestualità per celare o enfatizzare qualcosa. Insomma, uno strumento con più anime e nello stesso tempo con sue specificità. Sulla scorta di queste prime osservazioni e considerazioni è iniziata la sperimentazione. Immagini degli strumenti ci suggeriscono un mondo sonoro tutto da esplorare, partendo da un presupposto non sempre accolto da musicisti moderni, ossia quello di dare fiducia allo strumento e in base a quello che lo strumento riesce a dare, ipotizzare un utilizzo e una prassi esecutiva di cui adesso però lascio che sia il musicista a parlare. Questo bassetto l'abbiamo utilizzato per intavolare la polifonia e l'organetto come strumento di diminuzione sotto il canto del superio, della linea melodica superiore. Ciò che apre a me questo strumento è un mondo molto vasto. Gli accordi che può generare sono un po' il nucleo della polifonia antica, cioè delle successioni armoniche legate all'intonazione naturale
e quindi allo sviluppo di una risonanza molto particolare, quindi di applicare questo strumento alla grossa polifonia, cioè alle messe, dove l'idea è quella di sintetizzare proprio, perdonatemi il termine, con un basso continuo l'armonia della messa e attorno gli strumenti che sviluppano la polifonia scritta e qualche voce che intona il testo della messa.